Serata dell'All Star, ma si pensa già al campionato ormai imminente. Che campionato sarà? Lo chiediamo all'allenatore campione d'Italia. Ma penso che di quelli che ho disputato fino adesso sarà il più competitivo di tutti, perché sono almeno 6 squadre che possono competere per vincere, e penso che adesso nella mia storia non ho mai affrontato un campionato così livellato verso l'alto. Conegliano ovviamente tra le favorite, ma parlaci un po' anche prima della tua squadra e poi delle avversarie, quelle che vedi più forti. Ma la mia squadra è cambiata tantissimo e abbiamo secondo me un potenziale molto alto da esprimere, dobbiamo lavorare tanto e c'è tanto lavoro da fare, ma credo che la mia squadra abbia tanto margine e sarà poi il lavoro e il tempo a determinarlo. Dicevi quella squadra su cui un allenatore può incidere di più? Sì, anche a livello di persone dico, perché già il fatto di poter comunicare meglio per me vuol dire tanto, visto che il mio inglese è molto scarso, parlo con 4 americani è stato veramente difficile e questa squadra me la sento più mia anche per questo, perché ho bisogno di comunicare tanto con le ragazze e non poterlo fare appieno era un limite per me. Questa squadra mi permette di più e devo dire che sono contento come base di partenza, adesso c'è tanto lavoro da fare ma tanta voglia di crescere. Le avversarie? Le avversarie sono tutte toste, perché c'è chi si è rafforzato, chi si è equilibrato, perché Modena unendosi a Piacenza si è rinforzato tantissimo insieme a Scandicci. E ci sono altre squadre che invece sono secondo me equilibrate, tipo Casalmaggiore, tipo Novara, Bergamo, sono squadre che si sono secondo me equilibrate tantissimo e poi ovviamente ci siamo noi a competere lì con loro e devo dire che credo che sarà un campionato come non si è mai visto. Hai un po' di pressione, 3 scudetti negli ultimi anni vinti, sei l'uomo da battere in questo nuovo campionato italiano? No, ho la fortuna che c'è gente che ha vinto molto più di me in questo campionato, quindi forse sono gli altri quelli da battere. No, sinceramente l'anno scorso mi è servito tantissimo a scolarmi addosso un sacco di pressioni, è stato un anno importante per me e devo dire che affronto quest'anno in maniera totalmente diversa rispetto all'anno scorso. Davide Mazzanti, associato al nome della nazionale, si continua a sentire ormai da 2 anni. Ci hai fatto l'abitudine o è ora che ti chiamino davvero? Ormai sono quasi 5, perché ci ho fatto l'abitudine, però lo vivo molto meglio, perché prima era una cosa che vedevo come l'unica opportunità e invece adesso non è l'unica opportunità che ho e quindi secondo me l'opportunità è anche della nazionale se vuole e quindi lo vivo in maniera molto più serena rispetto a 4 anni fa, dove devo dire che è stato un momento difficile della mia carriera ma è stata un'opportunità per crescere. Sulla vostra pagina Facebook, tua e di tua moglie, avete pubblicato le foto con un'altra versione di Serena Ortolani. Com'è nata questa cosa, ce la puoi raccontare? Ma così una voglia serena di mostrare non solo il lato di mamma ma anche il suo lato più donna e ho detto sì, se ti va di farlo, fallo. Cioè, io sono perché hai insistito tu, tu l'hai spinta a farlo in realtà, lei dice così almeno. Lei dice così? No, io non l'ho spinta più di tanto, io comunque sono orgoglioso di avere una moglie così, quindi ho detto se ti vuoi mostrare io non ho problemi. E quindi sono arrivati tanti complimenti? Sì, tanti, non credevo facesse anzi così scalpore e sono felice di questo perché comunque sono orgoglioso di mia moglie e va bene.